tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La rinascita di Cartoceto, restaurata una parte delle mura crollata nel 2012 a causa del maltempo. Chilometri di strade asfaltate in tutta Fano, adesso tocca a Via Tognolo. In tempi di crisi ecco la storia positiva di un supermercato che dà lavoro ad una trentina di persone e ha un fatturato milionario. La notte dei desideri a Torrette il Cielo verrà illuminato da centinaia di lanterne. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. E cominciamo da Cartoceto. Da Cartoceto, dove è stata restaurata una parte delle mura crollate nel 2012 dopo un forte maltempo. Con la nostra troupe, Simona Zonghetti, siamo andati a vedere un po' com'è la situazione. Vediamo. Era il 12 novembre 2012 quando un nubifragio provocò il cedimento di circa 30 metri di cinta muraria nel comune di Cartoceto. Diverse abitazioni vennero evacuate, ma i problemi non finirono qui, perché a distanza di un anno una nuova bomba d'acqua rovinò le mura di piazza Garibaldi e di piazza Marconi, dove si formò una voragine spaventosa di 10 metri per 20, profonda circa 10. Una situazione allarmante alla quale il sindaco Enrico Rossi cercò di rimediare in tutti i modi, anche salendo sul braccio di una gru per attirare l'attenzione delle istituzioni, far sbloccare i fondi e risolvere i danni il prima possibile. Infatti i vincoli burocratici, ricorsi al TAR e il patto di stabilità impedivano l'inizio dei lavori. Cartoceto, un paese di 8.000 abitanti famoso per la DOP dell'olio, rischiava il crollo del borgo medievale. Queste sono le immagini girate nell'ottobre 2014, quando il sindaco, da poco eletto, annunciò una protesta clamorosa, cominciando lo sciopero della fame e della sete, aspettando le risposte sul braccio meccanico del mezzo calato nel vuoto lungo via del santuario. E il gesto del primo cittadino servì ad ottenere risultati. Guardate ad oggi infatti qual è la situazione. Grazie ai fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile erogati dalla Regione Marche fu possibile iniziare i lavori per un importo complessivo di 650.000 euro. L'intervento di restauro strutturale è stato concluso lo scorso febbraio. Stiamo andando avanti, i lavori stanno proseguendo con grande soddisfazione, ancora siamo ovviamente ben distanti dal pieno recupero della cinta muraria di Cartoceto, però qua in piazza Marconi sono da pochi giorni stati avviati i lavori pari a 182.000 euro di rifacimento ex novo di tutte le reti tecnologiche che tra l'altro, viste quelle che sono le perdite dislocate, sicuramente sono state una concausa importante rispetto all'imbibizione del terreno che poi di fatto ha spinto la cortina muraria e che è crollata nel 2013. L'importo utilizzato fa seguito ai 178.000 euro già spesi lo scorso anno per il consolidamento della piazza. Resterà un intervento di ulteriori 300.000 per innalzare completamente le mura. Fra due mesi invece partiranno i lavori anche in piazza Garibaldi. Parliamo del secondo stralcio, pari a 548.000 euro. I lavori dovrebbero verosimilmente partire a settembre. La ditta avrà 240 giorni di tempo per completarli, il che significa entro la prossima primavera o estate, sperando che tutto vada bene, poter riacquisire la piena fruizione di piazza Garibaldi. Con questo intervento, tra l'altro, visto che include anche alcune migliorie lungo via Cavour, dovremmo fortunatamente far rientrare al termine dell'intervento la famiglia che ancora purtroppo vive fuori dalla propria abitazione. Per terminare tutti i lavori saranno necessarie ulteriori risorse. Abbiamo ovviamente già intrapreso diverse strade con enti sovranazionali per il reperimento di questi fondi. Speriamo davvero che ne vada in porto qualcuna, almeno per riuscire a trovare copertura finanziaria rispetto a questo 1,5 milioni di euro che ancora servirà per ritrovare il pieno recupero della cinta muraria di Cartoceto. E a Fano invece proseguono i lavori di asfaltatura in molte delle strade cittadine comunali. Questa mattina sindaco e assessore hanno fatto un sopralluogo nella zona industriale di Bellocchi.
I lavori di asfaltatura procedono spediti, mentre nella notte gli operai hanno eseguito il primo intervento notturno in via Roma, tra Largo Porta Maggiore e via della Giustizia. Questa notte l'asfaltatura verrà realizzata nel tratto che va da via Arco d'Augusto a via Palazzi. In contemporanea a Bellocchi proseguono le attività in via Toniolo, un'arteria stradale importante all'interno della zona industriale che collega via Ottava Strada con via Einaudi e che da tanti anni attende di essere terminata. Avevo annunciato a inizio anno che il 2016 sarebbe stato un anno scoppiettante per quanto riguarda gli interventi. Effettivamente adesso si vedono i frutti, si vedono i risultati, tanti cantieri aperti nella città. Stiamo dando una risposta importante alla manutenzione delle strade, quasi 50 chilometri di strade asfaltate e in più anche nuove strade. Questo è un cantiere aperto che darà una risposta importante alla zona industriale. A settembre partiranno altri 7 chilometri di nuove strade. Stiamo per finire le interquartieri, quindi veramente risposte che la gente aspettava da tanto tempo. Sono convinto che nessuno avrebbe scommesso alle parole che avevo annunciato a inizio anno, quindi questi sono i momenti in cui veniamo ripagati dell'impegno e anche magari delle critiche che ci prendiamo in determinati momenti. Il primo cittadino questa mattina ha fatto un sopralluogo nel cantiere di via Toniolo insieme all'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Il tratto è interessato dai lavori di circa 300 metri e il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e della rete di raccolta delle acque meteoriche. Ormai da 20 anni molti imprenditori di quest'area aspettano questo intervento. Prima c'era una strada in breccia, bianca, non funzionale anche al passaggio degli autoveicoli oltre che degli autotreni. Intervento che, come tutti gli altri, dovrebbe finire entro la fine dell'anno. È già da un mesetto che le ditte che sono del comune, che lavorano per il comune di Fano, hanno iniziato i lavori. Si può vedere già qualcosa, i lavori stanno proseguendo bene e quindi speriamo anche di anticipare i tempi della consegna. Questo è un intervento atteso e importante anche per la viabilità, oltre che per dare decoro a una zona industriale che comunque presenta diverse fabbriche frequentate anche da gente che viene ad acquistare e fare affari. Referendum sulla sanità, le forze politiche Fanesi chiedono al sindaco, le forze politiche, quelle che hanno raccolto 4.000 firme, chiedono al sindaco Seri risposte e certezze. Per questo motivo il comitato ha scritto una lettera aperta al primo cittadino ricordando a Seri di aver preso l'impegno di ampliare i termini previsti dal regolamento per permettere una legittima campagna elettorale oltre il 15 settembre. Per ora però, scrive ancora il comitato che chiede un incontro urgente, le promesse fatte non sono state mantenute. Una volta c'era una pubblicità radiofonica che diceva il centro commerciale, il Conad San Lazzaro, il più grande della città. Beh, adesso non è più così, però sono diventati grandi i numeri. Vediamo quali. Con un fatturato totale di 1.100.000.000 di euro, i gestori del Conad Centro San Lazzaro sono pronti a festeggiare i loro primi 20 anni di attività. Quando fu inaugurato nel 1981, il Conad era il supermercato più grande della città di Fano. Poi nel 96 cambiò la gestione che proseguì nel tempo ottenendo continui successi e importanti traguardi. A fare un bilancio oggi è stato il socio amministratore Daniele Bindella. Se nel 96 la struttura contava 8 dipendenti, ad oggi ne conta ben 30. 20 anni fa inoltre il fatturato annuo era di 2.800.000 euro, mentre l'ultimo di quasi 8 milioni, nonostante la superficie dei locali sia rimasta la stessa. In crescita sono anche i clienti che da 150.000 all'anno sono aumentati fino ad arrivare a 450.000. Nel tempo poi i soci hanno deciso di collaborare con alcune scuole fanesi e di sostenere associazioni sportive, iniziative sia ludiche che culturali della città. Ad un'associazione di volontariato invece vengono donati i prodotti vicini alla scadenza per aiutare chi è in difficoltà economica. Sarà come un abbraccio ideale con tutti i clienti che per 20 anni ci hanno dato fiducia. I clienti sono sempre al centro della nostra attenzione, però in questo caso vogliamo proprio ringraziarli di essere sempre fedeli, di averci scelto ogni giorno. I clienti sono aumentati tantissimi in questi ultimi anni perché siamo passati da 400 clienti al giorno a 1.200 e quindi la festa è soprattutto per loro.
poi anche per i nostri dipendenti che ci hanno aiutato in questi vent'anni a arrivare ai risultati che abbiamo detto precedentemente. Anche con loro c'è stato sempre un buon rapporto, li abbiamo sempre coinvolti nell'attività, abbiamo condiviso i risultati e gli obiettivi, perché questo è importante, perché per noi dipendenti motivati che sanno dove dobbiamo arrivare e quello che dobbiamo fare sono molto importanti e penso sia una delle carte vincenti che abbiamo avuto in questi anni, insomma. Per festeggiare con la cittadinanza è stato organizzato un evento in programma domenica 31 luglio dalle ore 19. A dare il via alla serata sarà lo spettacolo musicale dell'orchestra di Dino Gnassi direttamente dal Maurizio Costanzo Show. Seguiranno una cena, l'intrattenimento per i più piccoli e ovviamente una torta accompagnata da spumante che verrà offerta agli intervenuti. Siamo sicuri che sarà sicuramente una bella serata, insomma. Chi di noi non ha desideri? Ebbene, uno di questi potrete affidarlo a una lanterna che verrà lanciata insieme ad altre centinaia nei prossimi giorni a Torrette. Anche Torrette di Fano avrà il suo evento clou dell'estate. Si tratta della Notte dei Desideri, annunciata nei mesi scorsi ma mai svelata nei dettagli. E oggi, a due settimane dall'evento, il presidente della Proloco Lucarelli ne ha illustrato tutte le novità. A creare un'atmosfera unica saranno le migliaia di lanterne che illumineranno la notte sul cielo di Torrette. L'iniziativa più misteriosa dell'estate, che si svolgerà venerdì 12 agosto, è organizzata grazie alla collaborazione tra la Proloco di Fano, il Comune e Torrette Promotion, con il supporto di Oasi Confartigianato e della Regione Marche. La notte magica inizierà intorno alle ore 19, quando apriranno al pubblico gli stand gastronomici, gli espositori di prodotti tipici locali, gli hobbisti e l'area mostra di auto d'epoca in un luogo completamente vivibile a piedi, poiché limitato al traffico. Alle ore 21, invece, nel palco centrale inizierà il concerto dei cantautori clandestini, mentre il Parco Tonucci si trasformerà nel Parco dei Desideri, dove un fakiro, una maga delle bolle, una danzatrice sulle corde daranno il via a spettacoli mozzafiato. L'idea è nata da un gruppo di lavoro che si è formato a gennaio per dare un bel risalto a questa magnifica zona turistica che abbiamo noi, che è Torrette di Fano, ed è nata da una storia che ha Torrette in sé, una leggenda, e la leggenda che l'arrivo dei corsari che volevano attraccare a Torrette furono scacciati da queste lanterne che erano nelle prime colline di Fano e che quindi questi impauriti se ne andarono. Da qui, volendo realizzare l'evento di Torrette, abbiamo detto: ma perché non farlo proprio con le lanterne? E quindi facciamo sognare un pochettino le persone e le facciamo avvicinare proprio ai loro desideri. Da qui nasce la Notte dei Desideri. Allo scoccare delle 23 ci sarà il momento più atteso. Tutte le attività si fermeranno e ci si ritroverà in riva al mare per lanciare le lanterne. Per questioni di sicurezza saranno utilizzabili solo quelle della Proloco, perché sono state testate e quindi sottoposte ai dovuti controlli. Gli organizzatori hanno infatti dovuto richiedere le autorizzazioni necessarie alle autorità competenti, compresi i vigili del fuoco. Inoltre, durante l'evento ci sarà un punto vendita dove potranno essere acquistate a 2,50 euro l'una oppure 3 a 5 euro. L'evento è riuscito ad attirare anche l'attenzione della regione, che vorrebbe estendere l'iniziativa su tutta la costa marchigiana. Su Torrette, in particolare Ponte Sasso, ci stavamo già lavorando da diversi mesi. E nel contempo, evidentemente, la stessa idea è venuta all'assessore regionale Moreno Pironi, che in una conferenza ha anticipato questa idea di fare un grosso evento e al che ci ha contattato per cercare di un pochino condividere l'iniziativa. E io ritengo la cosa molto importante, perché bisogna in qualche modo cercare di fare sistema per avere anche un'ottimizzazione sia dei costi, ma soprattutto una maggiore visibilità comunicativa a livello nazionale e internazionale. L'importanza di donare il sangue. L'Avis di Fano ha organizzato una tavola rotonda che si svolgerà alle ore 18 di domani nella Sala della Concordia del Comune di Fano per incentivare il dialogo con culture ed etnie diverse. Saranno disponibili dei piani informativi in diverse lingue: inglese, arabo, albanese, rumeno e cinese.
Questa sera alla BCC Arena di Fano si terrà il concerto di Marco Masini e Luca Vagnini intitolato L'Invisibile. Domani invece alle ore 21:15 andrà in scena la quarta edizione del Festival della Comicità. E prima di salutarci vi faccio vedere questa fotografia, questa immagine scattata dal satellite. E, si tratta di una cartina delle fulminazioni. Sono i temporali di oggi pomeriggio, quelli che hanno interessato quasi tutto l'asse pedecollinare e appenninico, con alcuni sconfinamenti verso la fascia costiera. La foto è stata pubblicata su geometeo.it. Bene, e con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.